Signori, signori, buongiorno. Ecco, oggi siamo spostato nel centro di Hammamet, dentro un quartiere molto residenziale, vicino alla zona alberghiera. Siamo a due passi dal mare, e poi tutto tipo di commercio è vicino, dunque non basta uscire fuori, ci sono le varie tipi di commercio. La zona, abbiamo trovato una villetta simpatica di tipo duplex con un giardino e poi con un posto macchina, quindi un'offerta molto interessante per la gente che ha voglia di affittare nel centro di Hammamet. Dunque abbiamo iniziato a filmare, a fare il film della casa a partire dalla parte alta, per mostrarvi la zona, come zona è una zona di dove ci sono varie villette all'intorno, una zona tranquillissima. Poi siamo scesi al primo piano, noi adesso siamo nel primo piano, questa è la prima camera, una camera con una finestra orientata verso ovest, riceve la luce a pomeriggio. Poi l'aria condizionata e riscaldamento in questa camera, dunque una camera con due letti. Poi se vediamo a sinistra, questa è la seconda camera, una camera con letto matrimoniale e dispone di due finestre, una finestra orientata verso ovest, riceve la luce all'inizio del pomeriggio, e una finestra al nord-ovest che riceve la luce al fine del giorno. Dunque c'è un armadio in questa camera. Poi questa è la terza camera alla nostra sinistra, è la camera principale, leggermente più grande, dispone di una finestra abbastanza grande, aria condizionata, riscaldamento, e poi c'è anche l'armadio abbastanza grande. Comunque questo è il primo piano, c'è abbastanza luce e l'aria entra tranquillamente, circola nelle varie camere. Poi questo è il bagno del primo piano, un bagno con una doccia all'italiana, e poi c'è abbastanza spazio dentro il bagno. Scendendo giù possiamo vedere il salotto e la cucina. Ecco, davanti avete la parte TV del salone, con un gran TV moderno. Poi c'è il riscaldamento come solito e l'aria condizionata. In fondo del salotto c'è un tavolo per il pranzo, dunque questa parte del salone viene usata come sala da pranzo. Poi da questa parte, in fondo a destra, c'è la cucina, una cucina moderna appena rifatta, e poi c'è abbastanza spazio per mettere un tavolo per la prima colazione. Dalla finestra da questa cucina si vede un altro spazio che si può usare per mettere la lavatrice oppure per mettere altre cose. Ecco, poi dalla cucina c'è un altro bagno. Dunque c'è una porta che apre verso questo spazio esterno, ecco, per uscire di qua. Poi subito davanti alla cucina c'è il bagno del piano terra. Questo è il bagno del piano terra. Dunque il vantaggio di questa casa è il posto dove è situata in una zona tranquilla, nel centro, dove tutto è vicino. E poi il secondo vantaggio è lo spazio esterno. Vedete, davanti alla casa c'è questa terrazza dove uno può mettersi fuori
quando fa caldo per una delle serrate con gli amici. Poi continuando possiamo vedere il posto macchina, ecco, tutto questo, questa grande porta è l'ingresso della macchina e c'è abbastanza spazio per due macchine. Poi all'interno vedete il giardino, che non è molto grande ma sufficiente, ci sono vari alberi di aranci, vari tipi di aranci, c'è il limone, quindi un giardino piacevole, soprattutto per la gente che hanno animali con cani o altre cose, può essere utile. Il proprietario chiede per questa casa una piccola villetta, 500 euro al mese, ma ecco, prezzo è trattabile. Basta chiamarci sul 27 110 310 oppure sul 22 048 233. Grazie per aver seguito e alla prossima. Siamo sempre in ricerca per vari tipi di abitazione per i nostri pensionati italiani e poi rimanete in contatto con noi per trovare quello che siete cercando. Quindi io faccio la bandiera su il film La bandiera italiana per distinguere l'affitto per italiani di altre cose in vendita che è orientata verso i tunisini.